Lo scopo di questa riunione è quello di, da cittadino ternani, non da architetto assolutamente, ma cittadino ternano, di sensibilizzare la città sul problema del verde. Voi sapete che il verde ha avuto tanti problemi, sono 10 anni che se ne dibatte, però non si riesce a trovare una soluzione. Noi come cittadini ternani vorremmo una soluzione all'altezza della nostra storia, una soluzione valida che ci consenta, e ai nostri figli, che è una vergogna che conoscono il teatro, di avere uno spazio il più bello possibile, nel quale in particolare si possano rappresentare opere di vario tipo, balletto, musica, danza, prosa, degne della cultura. Qualcheduno mi dice: ma Terni, più di 500-600 posti non servono a niente. La signora ha detto: ma io per 20 anni ho fatto l'abbonamento, anch'io l'abbonamento, Carmelo Bene, Proietti, i nostri concittadini bravissimi, no? E ci andavo, ma dopo un certo momento, se gli spettacoli sempre più scadenti, a un certo momento uno si è stufato ad andarci. Ma non è detto che ci torni se noi facciamo uno spazio adeguato e degno. Tanto, primo punto, la capienza. Per realizzare spettacoli di un certo livello, Marzio Baldi Moschin, lui, il direttore del teatro stabile di tutte le città, non prendono in considerazione location che non hanno 1.000 posti. Da 1.000 posti in su c'è la possibilità di fare spettacoli degni, altrimenti facciamo la solita cosa locale. Ben venga, per carità, le compagnie locali, i giovani, eccetera, è bene che lavorino, ma noi vogliamo lavorare ad altro livello. Perché questo grido d'allarme? Perché il comune ha presentato in sovrintendenza, e a breve probabilmente lo approvano, un progetto nel quale riduce addirittura l'attuale capienza del Verdi, non restaurandolo, non facendo un intervento culturale come il teatro storico delle Poletti, che è il teatro più bello del centro Italia, sicuramente splendido e aggiornatissimo, anche da un punto di vista non solo acustico, ma anche da un punto di vista di visibilità. A Rimini l'hanno recuperato, era nelle stesse condizioni di quello di Terni. A Fano l'hanno recuperato, c'era stato un incendio, erano le stesse condizioni di quelli di Terni, erano più piccoli, quindi noi ce l'avevamo più grandi, ce l'abbiamo più grandi con 1.000 posti, e penso che ci dobbiamo impegnare, aprire un dibattito. Voi tutti i giorni battete, battete sul verde per aprire, per restaurare questo edificio. In quel sito io parlo anche di un'alternativa: se non si riuscisse a fare questo, non sprechiamo i soldi, perché comunque il costo di un intervento, anche quello del comune, è di tanti milioni, perché il palcoscenico, i posti a sedere, le uscite di sicurezza, gli impianti, l'acustica, sono soldi, molti soldi. Per fare un edificio che non ha capienza, questa è una pazzia, ve lo devo dire assolutamente. No? Quindi, alternativa qual è? Non riusciamo a fare il Poletti, facciamo un edificio moderno insieme al palazzetto dello sport, magari. Non facciamo un palazzetto dello sport modestissimo, un teatro modestissimo, uniamo le forze e facciamo un luogo di spettacolo moderno, 4-5 mila spettatori, anche di più. Il Pala Evangelisti ce n'ha 7 mila, no? Un edificio che può portare sia spettacoli piccoli, flessibili, che spettacoli di grande rilevanza in questa città. Non abbiamo questa ambizione, vi rendete conto? Quindi c'è questo grido d'allarme.